Eccomi tornato con un nuovo video. Oggi sono qui per elencarvi i miei 5 ricordi più belli. Non ve li dirò in ordine di importanza, ma ve li dirò in ordine cronologico. Il mio primo ricordo più bello riguarda il periodo in cui ho imparato a carbonare, che era appunto un obiettivo stabilito dal metodo riabilitativo che facevo da piccola, perché ho ricevuto un videogioco che lo vedevo sempre tra le mani di mia cugina e mi piaceva molto. Allora mia mamma un giorno mi ha detto: quando imparerai a carbonare, te ne compro uno anche per te. Ero molto motivata perché lo volevo tantissimo, questo Game Boy, questo videogioco, e allora ce l'ho messa tutta, anche se ho fatto un po' fatica, perché comunque è stato un obiettivo faticoso da raggiungere, ma quando ho imparato, mia mamma me l'ha regalato e poi avevamo festeggiato, mi aveva preso una torta con la panna e io ero felicissima perché già in quel momento sono riuscita a capire quanto è importante raggiungere un obiettivo, e ho capito che se sei una persona determinata e a quello che veramente vuoi riesci a raggiungerlo facilmente. E io come ricompensa ho avuto il Game Boy perché ero piccola e lo desideravo davvero tanto. Però la ricompensa più grande è sapere che tu ce l'hai fatta a raggiungere quell'obiettivo. Il mio secondo ricordo più bello risale a quando ho visto la prima stampa del mio libro Confidenze scolastiche, e io ero felicissima perché sapevo che il mio lavoro di tutta estate era riuscito ed ero davvero contenta di avercela fatta, e soprattutto avevo realizzato il mio sogno, perché io fin dalla tenera età ho sempre voluto scrivere un libro e ce l'ho fatta, e quindi ero davvero felice, ero al settimo cielo. Il mio terzo ricordo più bello riguarda quest'anno, quando l'ultima sera di vacanze estive, il giorno dopo avrei dovuto iniziare a frequentare le scuole superiori, e ho avuto una grande spinta, un grande incoraggiamento da parte della mia insegnante di sostegno, appunto che avevo le medie, e mi ha telefonato, mi ha incoraggiato e mi è arrivato anche un messaggio poi dalla mia insegnante di italiano, e questa telefonata, questo messaggio mi hanno veramente incoraggiato tanto e mi sono servite. Io non ero agitatissima, però avevo bisogno di una spinta in più, una carica in più, e mi è appunto servita, perché la giornata alle superiori poi l'ho affrontata mettendocela tutta, ci ho messo tutto il mio coraggio e alla fine è volata via anche quella, e adesso alle superiori mi trovo davvero molto molto bene. Il mio quarto ricordo più bello risale a quando ero già invece alle scuole superiori, e è successo dopo la messa di inizio anno scolastico. Io dopo questa messa sono andata a fare un giro in completa autonomia
quelle mie amiche, siamo andate a fare colazione al bar, abbiamo riso, ci siamo divertite e io ho fatto questo giro in piena autonomia, cosa che per me era veramente speciale perché io non esco quasi mai con le mie amiche e quindi quel giorno per me era un giorno talmente speciale che l'avrei voluto segnare sul calendario. Il mio quarto ricordo più bello è stato quando ho aperto il canale YouTube. Io era già da tempo che volevo aprire un canale YouTube. Guardavo gli altri video, mi piacevano e anch'io volevo avere un piccolo spazio in cui mi volevo far conoscere, raccontare le mie esperienze e le mie emozioni a voi e volevo conoscere anche voi perché in fondo alla fine YouTube è come una grande famiglia e voi siete una grande parte del mio canale perché ogni giorno appunto mi sostenete e quindi io non smetterò mai di ringraziarvi per questo, ve lo dico anche adesso, veramente grazie, vi voglio bene. Il mio quinto ricordo più bello, non per importanza, ma appunto per ordine cronologico, è stato quando mia cugina mi ha svelato il suo segreto più grande, e cioè che aspettava un bambino. Io ero talmente emozionata che mi è venuto istintivo proprio mettermi a piangere. Mi sono scese proprio le lacrime e continuavo a dire sì, no, sì, no, sì, no, sì. Lo dicevo perché ero contenta, ero felice. E no, perché non ci credevo ancora, ero ancora incredula. Per me quello lì io ho ancora un sogno, perché io non avendo potuto avere una sorella al mio fianco, ho sempre voluto qualcuno accanto a me e quindi quando mi arriverà il cugino, questo cuginetto, lo curerò, sarà come un fratello, per me ne sono sicura, io adoro i bambini. Penso siano la cosa più bella di questo mondo. E niente, io ora vi saluto, vi mando un bacione. Se i miei ricordi vi sono piaciuti, mettete un pollice in su. Se volete, lasciatemi anche un commentino. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!